Buonasera a tutti, sono Michi 6P. Oggi giocheremo a Doom 3 BFG, un nuovo gioco della TD, molto bello. Dove troveremo tre giochi. Avremo Doom normale, il primo che è uscito, il secondo, il terzo, Doom 3 e poi Doom 3 BFG mixto. Ci sarebbe Doom 3 con 8 livelli in più e con 3 possibilità di gioco. Resurrection of Evil, alla fine dovete sconfiggere diavolo, con qualcosa del genere. Rock Mission, che dovrete proteggere in faccia. Allora, se Marine è normale. La Union Aerospace Corporation è la più grande entità corporativa esistente. Originariamente impegnata solo in armamenti e in contratti di difesa, ora investe risorse anche in ricerche biologiche, esplorazione spaziale e altre attività scientifiche. Grazie a fondi limitati e alla possibilità di effettuare ricerche al di fuori di regole morali e legali, la UAC controlla le tecnologie più evolute mai concepite. Guardiamoci tutto il filmato. Il primo mondo mi romperà un po' perché c'è tanti filmati. Reparto trasporto in arrivo. Non voglio saltare neanche uno. Controllo verticale 0073063. Passiamo a 38.000. Ricevuto Darkstar. Scendete a 2000 e contattate il controllo su 269772. Ricevuto l'ordine. Sono sul radar, signore. Atterreranno fra qualche istante. Eccellente. Fate venire il consigliere SWAT direttamente da me. Sì, signore. Torre di Darkstar, siamo in avvicinamento. Vi abbiamo acquisito, Darkstar. È tutto pronto per l'attacco. Volume al massimo. Non posso credere che siete tutti a questo, non volete venire. Non mi ha lasciato scelta, vero? Ma questa è l'ultima volta. Sono stanco di fare il controllo danno ogni volta che combina un fatto. Esatto, lei è il controllo. Io sarò la istruzione. E sarà necessario. Spero che riesca a iniziare a fare le cose a modo nostro. Come meglio credo, signore. Benvenuto su Marte. Tutti i nuovi arrivati devono registrarsi alla reception. Se hai bisogno di una mano, vai alla reception. Oggi spenderemo un po' di tempo per compilare il volume di trasporto. Non ho tempo. Per sentire tutte queste guardie. Se non consegno questo modulo all'autorità centrale, mi licenzio. Adesso muovo. Devo compilare la volume di trasporto. Non ho tempo. Profondità. Andiamo qua.
let's play che in metto tutto in tempo reale sul video. Abbiamo fatto un fail, normale. Serve da nucleo centrale per tutte le ricerche scientifiche, gli studi archeologici e le operazioni militari. Sicurezza e benessere degli impiegati e degli ospiti sono lo scopo primario della UAC. Per aiutarci a raggiungerlo, vi chiediamo di seguire sempre le procedure UAC. Ciò include limitare gli spostamenti alle aree per cui si possiede l'autorizzazione e l'essere consapevoli di ciò che voi e gli altri state facendo. Se notate qualcosa di strano o avete qualche domanda, rivolgetevi alla guardia di sicurezza UAC più vicina. Sono lì per aiutarvi, a prescindere dalle dimensioni del problema. La nostra stazione su Marte offre il perfetto equilibrio tra ambiente lavorativo, impianti di ricreazione e infrastrutture sociali. Ciò assicura il nostro obiettivo di fornire una casa lontana da casa da tutti. Tenetelo a mente mentre ci citate delle nostre innovative ricerche destinate a cambiare per sempre la vita dell'umanità, qui e nell'intero sistema solare. Naturalmente se c'è bisogno di assistenza specifica, rivolgetevi al nostro responsabile con il Capta, se non lo riconosci, ti potete rivolgerti al dottore. Grazie, buona giornata. Tutto su Marte. Puoi lasciare la vostra vita per aumentare il guadagno. Ci sono alcune cose da sistemare. Questo è il guardare, quindi hai bisogno per accedere a tutte le zone. Se ricevi una nuova autorizzazione, questa verrà scaricata con tab. È importante, quindi non perderlo. Vedo che il sergente Perry ha richiesto la tua presenza in casa. Vai direttamente al comando di Marie. È da quella parte. Segui il cartello. Benvenuto su Marte, Marie. Queste istruzioni serviranno a farti conoscere alcune delle procedure operative statali. Per prima cosa, l'ordine generale. Tutto il personale militare è sotto il comando del sergente maggiore Thomas Kelly. Sergente Kelly ti assegnerà una squadra di sicurezza comandata da un responsabile. In riferimento a lui per tutti i problemi di servizio. Quando sei in servizio, rimani nell'area di pattuglia che ti è stata assegnata. Le aree sono studiate in modo da sovrapporsi per garantire la massima efficienza e sicurezza. Tutto il personale deve avere l'autorizzazione per l'area in cui si trova. Assicurati di riportare le discrepanze nel tuo rapporto di ispezione. La sicurezza deve essere la priorità in tutte le operazioni su Marte. Maneggia le armi con cautela, non aprire mai il fuoco in un'area in cui ciò potrebbe compromettere l'integrità strutturale dell'impianto. Tenere sempre bene a mente queste procedure è essenziale per il successo su Marte. Ricorda che rappresenti la migliore forza combattente della galassia, e le tue azioni si riflettono sul corpo. Riguardati, buona fortuna per il prossimo video. Questo qua. Thank you.
Allora, che ci abbiamo qua? Vorrei averlo scaricato. Il nostro GTA. Dopo vi leggete tutto. Qui è dove ci saranno tutte le armi e le munizioni. Adesso ve le leggete. Yeah.